La firma digitale e la firma digitale remota garantiscono entrambe autenticità, integrità e validità legale dei documenti informatici su cui sono apposte. Ma tra le due tipologie di firma c'è una differenza sostanziale. Di che cosa si tratta? Per utilizzare una firma digitale occorre una speciale chiavetta USB, chiamata anche token, o una smart card e il relativo lettore. E per la firma remota? Per la firma remota le cose si fanno più semplici, dal momento che non è prevista l'installazione di alcun hardware e il tuo certificato resterà al sicuro sui server di Aruba. Per l'apposizione di una firma remota, infatti, ti basta un dispositivo collegato ad internet, sul quale sia stato scaricato lo specifico software di firma di Aruba e un'applicazione per la generazione di one-time password, meglio conosciuto come OTP. Qual è la più comoda da usare? Di fatto, a parità di caratteristiche e di garanzie, bisogna ammettere che la firma digitale remota consente di firmare documenti elettronici in modo più comodo e rapido, specialmente nella versione OTP mobile, in cui per firmare è sufficiente lo smartphone. Un aspetto importante che accomuna le due tipologie di firma è il rilascio, che viene sempre eseguito attraverso una speciale procedura di riconoscimento, a scopo di garantire l'identificazione certa del titolare del servizio. L'operazione di riconoscimento è eseguibile anche online e viene effettuata da operatori accreditati e formati per svolgere questa funzione in modo certificato. Vuoi saperne di più sulla firma digitale? Guarda il prossimo video.